Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Dangerous. Io sono Rob e oggi voglio parlare di una bellissima esperienza che ho avuto modo di fare proprio nelle giornate precedenti, e cioè aver provato The Ascent, che è un nuovo titolo uscito, diciamo così, de botto. Sinceramente non era nei miei radar, insomma, e sono rimasto piacevolissimamente colpito. Un titolo che fa, diciamo, della sua atmosfera il punto forte. Vediamo un po' di analizzare anche il motivo perché secondo me andrebbe giocato, dovreste appunto scoprirlo. Va bene, prima di iniziare questo video, come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella se ancora non l'avete fatto, ovviamente anche lasciare un bel like a questo video per aiutarmi a crescere. E se invece volete seguirmi live su Twitch, mi trovate all'indirizzo twitch.tv/dangerous, che è lì tutta la mia programmazione e tutti i link utili, tra cui anche le partnership e altre cose molto interessanti che arriveranno. Allora, bando alle ciance adesso e parliamo di The Ascent. The Ascent, sviluppato da Neon Giant e pubblicato da Curve Digital il 29 luglio di quest'anno, si presenta così come un fulmine a ciel sereno, un fulmine molto piacevole. Praticamente si tratta di una sorta di RPG con impostazione isometrica, dove noi non siamo altro che una sorta di versione sotto steroidi del Giudice Dredd in un mondo distopico super mega cyberpunk incattivito, con un livello di dettaglio davvero incredibile. È un gioco che a quanto pare nasce per la, diciamo, per la sua natura in modalità cooperativa. Infatti diciamo che il massimo lo esprime in co-op, che ci permette appunto di affrontare gli scenari anche con delle difficoltà davvero esponenzialmente crescenti, a volte un po' dolorose, forse un po' troppo dolorose. Parlando del gioco in sé, non vorrei dilungarmi in maniera eccessiva, mi sono davvero divertito all'interno di questo The Ascent, ma per un motivo molto semplice: è un divertimento puro, senza fronzoli, con una storia e quelle componenti base che tanto ricerchiamo nei videogiochi, perché abbiamo bisogno di essere intrattenuti. Quindi, cosa ne so, tanti nemici su schermo, esplosioni, soddisfazione del tipo di scontro, scontri che possono variare dall'essere estremamente facili ad essere anche molto difficili e doverli rigiocare, perché comunque bisogna capire un po' il pattern del nemico. La cosa molto bella è la soddisfazione del risultato che possono darvi le armi, quindi gli spari, il suono, l'esplosione dei nemici, l'impatto dei proiettili, la tipologia di arma utilizzata, la tipologia anche di mossa speciale utilizzata, così come anche le granate. L'impostazione del gioco è abbastanza semplice, c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno, da una lieve personalizzazione del personaggio iniziale che poi potremo modificare tranquillamente in game. Avremo l'opportunità di raccogliere oggetti come armature, armi, potenziare questi ultimi, utilizzare installazioni nel nostro corpo, quindi utilizzare dei perk. Abbiamo un albero di skill che forse all'inizio può essere un po' ostico da capire, per via del fatto che non tutto è spiegato su schermo, ma molte cose sono spiegate da delle icone con dei colori caratteristici. Dovremo capire a tutti gli effetti cosa serve ad aumentare cos'altro e così via, anche perché alcune abilità scalano su determinate skill e anche alcune mosse speciali, chiamiamole così, che attiveremo con QED, scalano su determinate skill. Quindi dovremo capire anche come gestire il nostro personaggio, ma la cosa buona è che potremo respeccare a un costo in game, attenzione, il nostro personaggio quando saremo un po' più esperti di quello che è la build che vorremmo fare. Quindi diciamo che il gioco ci lascia questa grande possibilità, soprattutto la sua rigiocabilità è molto interessante. Abbiamo anche l'opportunità di affrontare nemici più forti di noi, e per cui la loro difficoltà non verrà scalata, ma ci saranno proprio nemici più forti anche se saremo di livello inferiore. La bellezza di questo gioco risiede in cosa? Nell'aspetto estetico, nel comparto audio e nel fatto che è un gioco molto immediato, per via del fatto che non abbiamo tantissime meccaniche da comprendere, ma siamo quasi da subito pronti a ingaggiare quella che è sia la storia che il combattimento. Avremo la possibilità di conoscere vari personaggi, avremo una trama principale e con essa delle missioni secondarie. Un piccolo problema attualmente presente è che alcune missioni secondarie, quando andremo ad accettarle, non potremo svolgerle perché non abbiamo sbloccato sequenze della trama principale, ma questo non ci verrà detto in alcun modo. Ci troveremo insomma ingabbiati nel fatto che dovremmo accedere ad una porta, ad esempio, ma non possiamo ancora accedervi perché non abbiamo fatto la missione principale che sblocca quella porta, ma la missione secondaria attivata è dietro quella porta, quindi non ci metteremo un po' a capire che è semplicemente un errore del gioco. Alcune cose atipiche all'inizio: la posizione della camera a volte è strana, perché non è facile da assimilare in primissimo momento il movimento di WSD, insomma, insieme al mouse, quindi dobbiamo capire un pochino come reagisce il nostro personaggio in base alle nostre movenze, perché non saremo inizialmente super precisi con il mouse, con l'affrontare appunto i nemici, sapere come colpirli, che cosa fare e così via, ma è una cosa che dopo poco a mio avviso si supera. Una cosa che mi fa impazzire di questo titolo è una modalità che abbiamo. Praticamente premendo il tasto destro del mouse noi andremo con la mira sopra la nostra testa. Immaginate quindi è come se un nemico stesse un po' più in alto di voi e noi potremmo mirare tranquillamente in alto, un po' come un gangster insomma, e sparargli alla sua altezza. Questa cosa è molto comoda perché ci permetterà, in combinazione col tasto control, di accovacciarci
nemici dietro delle difese improvvisate come dei muretti, cestini e quant'altro, alzare il braccio e sparare, questo ci darà anche un bonus nell'attacco. Questa cosa, ragazzi, non avete idea di quanto sia goduriosa, bella e tattica allo stesso tempo. E la cosa più bella di tutte è che è semplice, è un comando semplice, tasto destro, fine. Ecco che quindi la nostra strategia ci darà quel qualcosina in più che potremo sfruttare all'interno dei combattimenti e sarà veramente un toccasana, davvero bello. Le mosse danno soddisfazione, le armi sono belle, sono come dico io, sono armi chonk, quindi un fucile a pompa farà esplodere il nemico, le armi daranno quel senso di potere, avremo la possibilità anche di prendere una sorta di Gatling gun che spara i razzi e così via. Vi lascio scoprire le altre armi perché meritano, credetemi. Piccola nota a margine, per quanto la città ad esempio, cioè la città in realtà, la mappa di gioco nella sua totalità sia molto bella, piena di vita, piena di dettagli, luci, proprio dettagli a livello di profondità del carattere proprio della mappa, quindi la spazzatura, il decadimento, i negozi, le luminarie, i neon, il comportamento degli NPC, questa sorta di razze miste, anche se abbiamo alieni di ogni tipo e cose del genere. Il problema è che la mappa, essendo un mondo cyberpunk, spesso risulterà molto uguale. Quindi a parte i quartieri alti, dove comunque abbiamo la possibilità di vedere magari qualcosa come degli alberi, ecco, i bassi fondi saranno molto uguali, quindi all'inizio o anche un pochino più in là nel gioco avremo difficoltà a capire dove ci troviamo all'interno di questa mappa e anche i viaggi veloci potranno essere un po' complicati. L'impossibilità di viaggiare liberamente dentro la mappa, ma a volte fare delle sezioni che ci obbligheranno a combattere, potrebbe essere vista in maniera molto strana, ma a mio avviso fa parte di quello che è proprio lo spirito del gioco, quindi bassi fondi, criminali e così via. Ecco, diciamo che non riesce ad avere questa sorta di diversificazione estrema, ma potremmo giustificarlo tranquillamente dicendo che ehi, è comunque un mondo cyberpunk. Diciamo che se devo trovargli proprio un appunto, avrei preferito una localizzazione almeno dei sottotitoli in lingua italiana, magari, che non so, arriverà, non lo so. Ci sono dei bug qui e lì, soprattutto riscontrati in multiplayer, in cui ci stanno dei problemi di desync, problemi di utilizzo del sistema di cooperativa che fa generare dei problemi inaspettati. A volte non estrae l'arma, a volte il PG è in un posto in cui non è, a volte c'è proprio un desync a livello visivo di tra i due player, o comunque tra anche i tre e i quattro player, perché possiamo giocarci in quattro. Però, ma credo risolveranno questo, anche perché gli sviluppatori stanno lavorando notte e giorno per cercare di apportare delle patch, delle modifiche sostanziali ai bug, soprattutto alle segnalazioni da parte degli utenti. Pertanto quello che mi sento di dire attualmente è che The Ascent è un gioco che deve essere giocato. Supportate questa casa di sviluppo, perché in un team di pochissime persone, credo tra le 12 e le 17 persone, hanno tirato su un piccolo capolavoro videoludico di cui assolutamente avevamo bisogno, ma non pensavamo di averne bisogno. Quindi ok, se volete un titolo che è una sorta di Diablo style sotto steroidi, in cui facciamo il giudice dread di turno, ragazzi, fateci un salto, perché insieme agli amici è anche molto più divertente. Sono delle ottime sfide. Stiamo a vedere come si evolve. Per ora, super mega pollice alzato, The Ascent è veramente un titolo coi fiocchi. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete avuto modo di giocarlo, a che punto siete, se avete avuto esperienze particolari, raccontatemele qua nei commenti. Grazie ancora del vostro tempo, ragazzi. Noi ci vediamo presto, come al solito vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella se ancora non l'avete fatto. Se volete supportarmi direttamente, trovate tutto qua sotto nella descrizione, tra cui anche la mia wishlist Amazon se volete regalarmi qualcosa da lì. Grazie ancora del vostro tempo, signori, e noi ci vediamo sul campo.